Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo e questa mia diretta quotidiana che ogni mattina faccio lungo tragitto che mi vado ad andare verso il mio negozio, verso il mio posto di lavoro. Io ho un negozio di informatica a Siracusa, in via Raione Seconda al numero 12, e chiunque volesse venirmi a trovare può venire tutti i giorni dalle 9.30 alle 13, dalle 16.30 alle 20, il sabato solo mattina e la domenica chiuso. In questa diretta parlo di cose che possono essere più o meno interessanti. Sicuramente l'argomento più gettonato in questi giorni è quello di Tappami. Poi sapete un po' tutti che Tappami è stato bloccato, è stato revocato dalla città di Siracusa. Ovviamente noi non molliamo, nel senso che ovviamente, come qualcuno mi ha chiesto, ah ma continuate tanto, no, io non continuo a mettere in sicurezza buche stradali sul territorio siracusano, anche perché io amo fare le cose in regola. Al provvedimento in teoria io potrei fare ricorso al TAR, spendere 2000 euro per chiedere il giudizio del TAR, follia. Potrei fare la stessa cosa, il ricorso al presidente della regione siciliana, che non ho idea quanto costi, non sarà sicuramente gratuito, ma anche qui follia. Noi alla fine facciamo una cortesia al comune di Siracusa, facevamo la cortesia al comune di Siracusa, quindi il ravvedimento, se ci deve essere preso dal comune di Siracusa. Moltissimi mi hanno fatto notare che il fatto che il comune di Siracusa ci dica che noi non abbiamo utilizzato la segnaletica stradale, a parte che non corrisponde a verità, tutte le foto, video dimostrano che non è così, perché noi in tantissimi cantieri, chiamiamolo così, avevamo la pettorina, avevamo il birillo, avevamo anche le forze dell'ordine presenti, quindi non corrisponde a verità. Ma anche se corrispondesse a verità, c'è da dire che le aziende che vengono pagate per fare quello che facevamo noi gratuitamente, ci sono anche le foto e i video, facevano identico come noi, scendevano dal camion i sacchi di bitume, li buttavano, stirata con la pala, e andavano via. Quindi, come dire, vabbè, prendiamo atto, c'è stata una volontà politica. Amen. Proporremo alla prossima amministrazione il protocollo Tappami. Ovviamente un'evoluzione sarà già chiaramente dagli errori del passato, faremo il protocollo come l'abbiamo fatto in altre città, ma per adesso non vi spelo nulla. L'unica cosa che chiederemo, e sarà indispensabile, un bando pubblico, perché oltre a noi chiederemo ci siano altre associazioni che con i nostri stessi requisiti, assicurazione che sollevi il comune di Siracusa, formazione e gratuità, a gratis, ok? Io lo so che la politica con la parola gratis stride, mamma mia, e vabbè, oh, Tappami è stato bloccato. Dicevo, ma noi non ci fermiamo, assolutamente. Noi abbiamo centinaia di persone che in questi anni ci hanno spinto ad andare avanti. Quindi noi scorsa settimana abbiamo lasciato che eravamo fermi su delle richieste su via Manvidelli. Allora cosa abbiamo detto? Guarda, in base all'articolo 21 e 25 del codice della strada, venendo meno l'autorizzazione del comune di Siracusa, non possiamo più intervenire. E fin qui tutto sacrosanto. Ma è anche vero che l'articolo 14, sempre del codice della strada, fissa quali sono i doveri del proprietario della strada. Abbiamo individuato la via, che è via Vanvitelli, abbiamo fatto un report fotografico, e ieri pomeriggio ho fatto un video, lo potete andare a rivedere sulla pagina segnale la buca Siracusa. Cosa abbiamo fatto? Dato che i cittadini ci hanno omaggiato dei sacchi di bitume, una decina, abbiamo preso questo report fotografico, abbiamo raccolto delle PEC di altri cittadini, e ieri notte abbiamo chiesto al comune di Siracusa, tramite PEC, di intervenire loro, dato che loro sono talmente bravi e strutturati, pazienza a pagamento, che riusciranno a
sostituirci a noi, che lo facevamo gratis, e quindi ci hanno sollevato da questo nostro volontariato civico. Entro 10 giorni lavorativi intervengono loro, ripristinando ovviamente il manto stradale, ovviamente i marciapiedi e ovviamente la segnaletica orizzontale e verticale, che là non esiste, o se esiste è ammalorata. Con tutto questo è presente nell'articolo 14 del codice della strada. Abbiamo chiesto semplicemente di dare entro 10 giorni lavorativi risposta se e quali sono le date in cui inizieranno i lavori. Ovviamente in mancanza di queste dati allerteremo chi di dovere, ovviamente ci rivolgeremo alla magistratura, perché il cittadino ha il dovere di pagare le tasse, il cittadino ha il diritto di avere le strade funzionanti. Molto semplice, lineare, non è una minaccia a nessuno, anzi c'è una persona, un dipendente comunale che è pagato, dovrebbe prendere anche mensilità, premi e quant'altro, buon per lui, ma adesso si va a trovare lui le soluzioni. Vedete, quando il cittadino mi manda il messaggio: signor Russo, abbiamo fatto una donazione di 10 sacchi, che facci, viene a dare una mano in via Valvitelli? E io gli dico: guardi signor M, io non posso venire purtroppo, però aspetti, ci troviamo la soluzione. Ovviamente questo tipo di nostra iniziativa verrà replicata in tutta la città. Ovviamente daremo una mano, come ho detto ieri nel video durante la diretta, dato che la politica sostiene che adesso metterà in sicurezza il 75%, non mi ricordo, delle strade, ora gli diamo una mano, gli facciamo avere contezza ai signori delle mobilità e trasporti, all'assessore, ai dirigenti, di cosa siano la situazione delle attuali strade in città. Probabilmente non ne hanno idea. Ma no, non c'è nessun problema, non voglio essere arrogante, io come ho dichiarato ieri durante la diretta, sono certo che già da oggi le strade in via Vanvitelli, le buche verranno messe in sicurezza, nei prossimi giorni verranno sistemati i marciapiedi e la segnaletica orizzontale e verticale, tutto quanto previsto nell'articolo 14 del codice della strada. Scadendo i 10 giorni lavorativi, pazienza, ci rivolgeremo alla Procura della Repubblica, qualora la Procura della Repubblica decida di non fare nulla, cosa che escludo, perché? Perché io prima di fare questa operazione sono andato a vendermi le varie sentenze della Cassazione, e quasi nessuna va verso il Comune, anzi quasi tutte condannano il Comune. Io non credo che dovremmo fare causa, io penso la Procura si muoverà in autonomia. Qualora dovessimo fare causa, troveremo le risorse, faremo una campagna raccolta fondi per chiedere le risorse economiche ai cittadini per farvi asfaltare la strada. Non aggiungo altro, penso di essere stato chiaro e sono certo che l'amministrazione comunale, così come è stata molto veloce, operativa a bloccare il protocollo DAP, qualcosa che, come ti ripeto per l'ennesima volta, non è mai costato un centesimo alle casse comunali, ha deciso di aggrapparsi a delle cose che comunque sia sono anche francamente dimostrabili non vere, e comunque sia io non ho nessuna intenzione di spendere 2000 euro per fare ricorso al TAR. Io nella vita mi occupo di informatica, nel tempo libero aiuto i cittadini, non ho intenzione di spendere soldi in procedimenti amministrativi, a meno che la Procura della Repubblica, ma vedremo un pochettino, ma non bagniamoci prima di piovere, perché secondo me, ripeto, alle nostre istanze seguiranno immediate lavori di ripristino dei manti stradali e quant'altro. D'altronde è anche vero che se non ora quando, ero un vecchio motto, vedete, il prossimo anno si va a votare e queste sono tutte persone messe là in campagna elettorale, si devono fare belli, vedete l'annuncio, il 75% delle buche, ma di quale numero? Boh, non è dato sapersi, intanto la sparolata fa clamore, poi c'ho i media che mi vengono dietro, che sono gli stessi media che poi magari gli ha dato qualche contributo nel periodo natalizio, no? Ieri mi ha colpito una testata locale, allora, che ha preso soldi pubblici, e allora stamattina un amico mi ha mandato un messaggio WhatsApp: ma hai visto, ti ha mandato questo e queste sono le vostre colpe.
Sì, va bene. Ma magari adesso la proveremo a invitare questa testata locale a un confronto. Vediamo se vengono, se si presentano. Vabbè, comunque, altra cosa di cui posso parlare e poi me ne vado a lavorare, anche se questo è un argomento abbastanza lunghetto, ma cercherò di essere conciso. Apprendo che oggi giunta, quindi sindaco e assessori saranno presenti o comunque faranno un incontro nella scuola Chindemi in via Algeri. Anche qui siamo nella propaganda politica assoluta e vi dico subito perché. Per chi non lo sapesse, noi fino a marzo di quest'anno, scusate, fino a gennaio di quest'anno siamo stati il gestore del parco Robinson di via Algeri. Un parco che fin quando l'avevamo noi in gestione, fino al 2020 esattamente, prima che l'amministrazione attuale facesse delle scelte folli, come quella di dare le chiavi a chi che sia, hanno fatto un giorno di loro iniziativa, non considerando che c'era un'associazione che a bando pubblico gratuito aveva partecipato e si era aggiudicato la gestione, con apertura, chiusura e quant'altro. Di loro iniziativa coinvolgono delle famiglie là locali, gli danno delle chiavi, è come se di casa vostra dessero 40 chiavi a 40 persone diverse. Ovviamente da là l'abbandono totale, perché chiunque entrava, usciva, alla fine sono scomparsi i lucchetti, i cancelli perennemente aperti, sottolineo da sempre al buio la notte, quindi è stato ripetutamente vandalizzato. C'è stato un tentativo di scippo che il vecchio assessore, non mi ricordo come si chiama, ma è lo stesso quello che ha comprato la macchina da trancia siepi, che ha distrutto tutte le siepi della città, no? Sto ragazzo, sto signore, a un certo punto decide di dare le chiavi a chiunque cavalca un nostro motto del bene comune, lo fa suo, il bene comune è un bene di tutti, da allora vandalizzazione totale. Allora, oggi si riuniranno giunta per i lavori che stanno facendo nella scuola di Viaggeri, quella più avanti che è stata distrutta totalmente da vandali, faranno i soliti annunci propagandistici, politici e quant'altro, però manca sempre il succo. Se tu non includi le persone residenti là, se tu non crei dei percorsi di inclusione dove tu rendi presenti le persone purtroppo si sentono ghettizzate, si crea, io voglio utilizzare le parole di un residente, si crea una nuova graziella, in questo momento, in quella zona, in quel quartiere, c'è una nuova graziella del secolo scorso, quella che c'era in Ortigia. Bisogna coinvolgere le persone, non puoi tu implementare là un qualche cosa, un campo di calcio, una palestra e lasciarla all'abbandono, a meno che non fai dei cancelli di alti 5 metri, gli metti le sentinelle intorno e i cecchini negli angoli, perché altrimenti verrà vandalizzato. Io vorrei entrare nella testa di queste persone, di questi soggetti politici. Oggi tu non hai là un riferimento che vai a bussare alla casa del signor X e gli dici: senta, suo figlio, cerchiamo un attimino di coinvolgerlo perché magari ha vandalizzato. Tu là hai un tipo di criminalità che è diversa. Hai tu oggi i ragazzini, i teenagers di ultima generazione, che sono totalmente slegati dai genitori, che vandalizzano tutto. Tu devi creare dei percorsi formativi insieme alla scuola e cercare di far evolvere le persone, coinvolgendole. Io direi, caro sindaco, assessori, chiunque oggi farà queste conferenze, queste robe bellissime, ma voi con le scuole ci state parlando? A me non mi risulta. Il parco Robinson, è un video che ho fatto io ieri, l'altro ieri, è stato vandalizzato l'ennesima volta, ma ci siete andati a parlare con i genitori, con le scuole, con gli insegnanti? Sono nello stato totale di abbandono. Io ho girato il video fatto da me all'assessore, al sindaco, sapete qual è stata la risposta? Il silenzio assoluto. Io capisco le vostre campagne elettorali, la vostra propaganda politica, è anche giusto che sia così, il prossimo anno si vota, ma cercate di mettervi in testa che dovete portare avanti dei progetti inclusivi.
con delle regole. Non potete dare le chiavi a chi che sia e pensare che non venga vandalizzato, perché quando c'è anarchia, purtroppo, perché così è stato interpretato la frase bene comune. Bene comune è stato detto: guardate, c'è questo parco, diamo le chiavi a chi che sia, così quando vuole entra, esce e fa quello che vuole. Cosa che non era così fin quando lo gestivamo noi. Ci sono dei video sul mio profilo TikTok che dimostrano questo ed è inequivocabile. A un certo punto l'amministrazione comunale ha deciso di fare altro. Tra l'altro, poi mi sono caduti da perro. Scusate, ma siamo noi che gestiamo? No, ma non c'è nessun affidamento. Ma che state dicendo? Carta canta, sono atti pubblici. E allora mi venne detto di fare, devo fare una denuncia. Ma che cosa faccio denuncia io? Ma signori, io sono qua a titolo gratuito. Ma io sto perdendo del tempo. Ma posso perdere del tempo con le vostre follie burocratiche amministrative? Ma fate i bandi pubblici e non sapete manco che avete fatto i bandi pubblici. Ma cioè, non veniamo neanche pagati e vi devo fare io ricorso, devo scrivere al dirigente. Ma siete totalmente fuori di brocca. E tra l'altro gli dissi: ok, lo volete gestire voi, mi dovete fare una cortesia, mi dovete mandare una lettera dove mi revocate l'accesso al parco Robinson di Via Geri, perché i carabinieri, quando ci sono le vandalizzazioni, le scuole, quando ci sono le vandalizzazioni, chiamano noi. E poi basta, poi io non ci sono più andato dietro, perché davvero avere a che fare con questi soggetti politici che fanno un bellissimo lavoro, credo, però io non ce la posso fare, no, assolutamente. Va bene, anche qua sono stato molto lagnoso, il signor, non mi ricordo il cognome di questo assessore, un ragazzino comunque che ovunque fa tantissime cose senza portare in porto nulla. Purtroppo questa è la politica. Mi ricordo, tra l'altro si è dimesso, fece la dichiarazione che cos'era là, il Parco Robinson, stavano facendo l'illuminazione a gennaio, siamo a marzo, l'illuminazione la faranno, certo, ripeto, siamo in campagna elettorale, ma la faranno un po' più imminente alle prossime elezioni, così la persona si ricorda di me. Però le persone non si ricordano della macchina trancasiepe che avete distrutto. Ma dove le comprate queste robe? Ma chi vi frega i soldi così? Soldi pubblici, ovviamente, suppongo. Non penso che, a meno che qualche ditta l'ha comprata. Boh, magari mi sbaglio. Se mi sono sbagliato, non è costato soldi pubblici. Chiedo scusa fin da adesso. Ma va bene, me ne vado a lavorare. Penso di non aver dimenticato nulla. Buona giornata a tutte e a tutti da Salvo Russo.